amici. Buonasera, buonasera. Eccoci bentrovati nuovamente qui per realizzare un nuovo tutorial messo a disposizione per voi. Questa sera con Salvo ci occuperemo della costruzione di un terminale da gara o anche da una pescata normale. Non è tanta la differenza, cambiano i diametri dei terminali, la tipologia, comunque la struttura è sempre questa. Il materiale che ci occorre è un metro che noi abbiamo preso, ci siamo ricavati dal tavolo tramite una misurazione, abbiamo fatto delle tacchette che stanno a indicare i centimetri su cui noi andremo ad operare con il trave e poi successivamente con il braccioli. Abbiamo bisogno della varia minuteria che ci può occorrere, da dei salvanodi che saranno attaccati nelle girelline con il moschetto per il piombo, piuttosto dei nodini dell'asola superiore che andrà attaccata allo shock leader. Diametri di fila adeguati, noi stasera utilizzeremo 1040, la marca è Trabucco, vabbè, soltanto perché ha un buon carico di rotture, quindi stasera utilizzeremo questo. Girelle con moschetti, come dicevo prima, girelle con moschetti per agganciare il nostro piombo, delle girelle del 24, poi ve li faccio vedere durante la costruzione, andremo a zoomare insomma le varie parti, delle micro perline di vetro per dare uno spessore tra la girella e i nodi stopper, e del filo stopper adatto per fare gli snodi, per bloccare. Andiamo con la costruzione del primo trave. Allora, eccoci pronti con la costruzione del trave. Ci ricaviamo 2,70 m di 0,40 per fare il nostro trave. L'abbiamo misurato e ce l'abbiamo già qui, bello e pronto. Come iniziamo? Iniziamo dal moschetto. Agganciamo il moschetto alla fine, inseriamo il filo, lo ripassiamo di nuovo all'interno dell'occhiello del moschetto stesso, facciamo un loop, un nodo semplice, teniamo un poco e passiamo il nostro moschetto all'interno. Facciamo ripassare di nuovo tutto il sistema e iniziamo a tirare lentamente, cosicché da serrare. Questo è un nodo che ha un altissimo carico di rottura ed è praticamente indistruttibile. A questo punto tagliamo la nostra eccedenza, possiamo tagliarlo anche il raso perché non c'è alcun tipo di problema nello sfilarsi, già il più che buono. Riprendiamo l'altro capo ed inseriamo subito un primo salvanodo. Lo facciamo scorrere, lo mandiamo a battuta e lo facciamo arrivare sul barilotto. Questo sistema ci permette di non avere problemi di eventuali nodini sulla girella che compone il nostro moschettone. Allora, per questo trave noi faremo tre snodi, quindi il sistema qual è? Prendiamo la punta e facciamo pallina, girella, pallina, così per tre volte, perché gli snodi sono tre. Di nuovo pallina, girella, pallina, pallina, girella e pallina. Ok, benissimo, li lasciamo scorrere sul trave e poi ce l'andiamo a sistemare. Ok,
Allora, per fare la nostra asola che andrà ad avere l'attacco sul nostro shock leader, doppiamo il nostro filo, facciamo da destra verso sinistra e creiamo una prima soletta. La ruotiamo di 360 gradi e infiliamo il capo che ci è rimasto. A questo punto ce lo tiriamo verso l'alto e andiamo a stringere. Questo è un nodo a 8, massima tenuta, ottima resistenza, il filo non è per niente stressato e non si scioglie. Questo non si toglie più. Questa è la nostra asola. Potrebbe essere fatta anche più piccola, ma dico dettagli, sono. Possiamo tagliare. Qui andrà inserito un altro tubicino per fare il salvanodo. Passiamo alla costruzione degli snodi. Allora, in media dobbiamo una volta che abbiamo un trave da 2,50 m, questo ci consente di ospitare tre braccioli da 1,20 m, lasciando sempre degli snodi per evitare che durante le fasi di lancio i braccioli si possano andare ad aggrovigliare. Quindi partiamo dal basso. Facciamo il primo snodo vicino all'attaccatura del piombo, in questa posizione qua. Quindi, cosa ci occorre? Prendiamo il nostro filo stopper, lo mettiamo sul trave, ruotiamo, lo teniamo e facciamo 5 giri, 5 spiri. 4 e 5. A questo punto andiamo a serrare lentamente, facendo sì che le spire non si accavallino, e otteniamo questo nodo. Quindi lo avviciniamo a circa 2-3 mm insomma dalla perlina e lo stringiamo fino a morire. Ok. Questo di qui non scorrerà più naturalmente, ma lo dobbiamo forzare noi. A questo punto tagliamo il raso. Primo. E secondo. Se vogliamo lo facciamo ancora più pulito, ma dico questi sono dettagli. Ecco qui il nostro primo snodo. Come vedete la girella è libera di muoversi, non so se si vede la rotazione, ma la girella è libera di muoversi tranquillamente. Poi ci calcoliamo all'incirca 1,25 m da quest'ultimo snodo. Facciamo un altro snodo, perlina e poi successivamente girella con la perlina. Stessa procedura, 5 spire. Stiamo attenti a non far accavallare le spire. E stringiamo. Questo è il nostro nodo. Stessa procedura, poi è sempre lo stesso, bisogna farlo per tre volte, dico, non cambia assolutamente niente.
Va bene, ecco, questa è la realizzazione di un trave da surf a tre snodi. Come vedete la girella è libera di ruotare, funziona perfettamente. Questo è l'inizio del trave con il silicone e il primo slot in alto, centrale a 1,25 m e snodo finale. Adesso vi facciamo vedere come vanno legati i braccioli. Allora, per comodità prendiamo le nostre ruzzole con gli ami legati, e già sono pronti, quindi vi facciamo vedere senza fare legature all'occhiello, insomma, che conoscete tutti. Lo prendiamo, lo togliamo e questo è il nostro bracciolo. Facciamo una brillatura per dare un po' di forza, di resistenza all'inizio dello snodo. Ruotiamo pollice e indice, va in automatico già da solo. Facciamo circa 10 cm di brillatura, destra verso sinistra, ruotiamo e inseriamo. Tagliamo il filo in eccedenza. Ok, come va installato il bracciolo? Prendiamo la nostra girella, inseriamo la sola della brillatura all'interno, non so se si vede. Ok, brillatura inserita, prendiamo il nostro amo, con la punta lo inseriamo all'interno dell'asola generata tramite la brillatura, facciamo passare, si viene a creare una bocca di lupo, non facciamo altro che passarla e lei in automatico andrà a stringere e quindi avremo il trave con il nostro bracciolo libero di ruotare intorno. Il nostro bracciolo ruota intorno al trave. Questa è la maniera semplice, rapida e veloce per prepararci i nostri travi per le nostre battute di pesca, per le nostre competizioni e quant'altro. Cosa dire? Non c'è altro da aggiungere, metodo semplice, rapido, veloce e basta. Questo è un'altra proposta, un altro tutorial per voi. E se avete qualche domanda, insomma qualcosa, volete vedere qualche altra realizzazione di qualche altro trave, noi siamo qui disponibili a farlo per voi. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi salutiamo tutti al prossimo video. Un saluto dal Trinaga Fishing Group. Ciao!